potete prendere posto. Allora, buongiorno a tutti, vorrei ringraziare tutti quanti per la presenza, nonostante il tempo, questo tempo infelice che sembra che durerà fino a domani. Io vorrei ringraziare innanzitutto voi che siete venuti qui questa mattina, Stefano Passina, che sarà l'ospite della giornata per parlare di economia, parlare di Federico Caffè, a cui è dedicata questa iniziativa organizzata da consigliere Blasioli per ricordare appunto la figura di questo professore pescarese che questa città nel tempo ha dimenticato. L'ha dimenticato questa amministrazione, permettendomi di dire, ma il mio dovere farlo. Questa amministrazione che non dimentica ballerina, non dimentica pompon girl, non dimentica comici, ma dimentica uno dei suoi figli più illustri, Federico Caffè. Ringrazio Silvestro Profico, l'amico Silvestro, che ha voluto partecipare per ricordare la figura del professore Caffè, che è stato suo professore all'università. Ringrazio tutti quanti voi e mi auguro che questa pioggia, con i venti di crisi, come ci ricordava questa mattina sul giornale il capogruppo di Pietro Antonio, questa pioggia, con questa crisi che gira in questo comune, dove litigano per le poltrone, litigano per gli sgabelli, litigano per i posti dietro le porte del comune, questa pioggia là, questa pioggia si porti dietro questa amministrazione, si porti dietro questo sindaco. Questo sindaco che in questi 3 anni ha pensato a Pescara, ha pensato ad inaugurare mattonelle sulle posizionate sulle strade, casualmente sulle strade di Pescara, ma non ha pensato alla cultura, non ha pensato ai servizi sociali, non ha pensato a commemorare i figli di questa città che sono sparsi in tutto il mondo, ha pensato solamente alla sua immagine. A questa sua immagine che giorno per giorno si va sempre più offuscando. E noi dal 2014 finalmente potremo dimenticarci di lui, finalmente ce ne rivedremo. Questa è una cosa certa, certificata da chiunque si incontra per la città, per la nostra città. Speriamo un po' per... Io ringrazio Stefano Passina di essere qui, ed è un onore per me presentarlo, perché ho grande stima di Stefano Passina, lo leggo tutti i giorni sui giornali, seguo molto spesso in televisione. Lascio la parola a Antonio Blasioli e grazie a tutti per essere qui questa mattina. Naturalmente mi unisco a Stefano nel ringraziarvi di essere venuti oggi, nonostante la pioggia di questa giornata. Io volevo salutare anche gli altri consiglieri comunali che ci sono, il capogruppo di Pietro Antonio, Carlo D'Angelo, Antonio Marcheggiani ed altri che magari in questo momento non vedo. Io penso che il compito di un amministratore, il compito di ogni partito, sia quello di costruire una società migliore, un modo migliore di vivere per tutti quanti. E penso però che ci sono persone che come noi lo fanno anche con un approccio hegeliano, cioè dando molta rilevanza anche alla memoria. Io penso che la memoria storica sia un sapere e penso che spesso è una mappa criptata che cerca soltanto nella nostra forza di volontà, la voglia di essere riscoperta. Noi l'abbiamo fatto già l'anno scorso un incontro su Federico Caffè, il nostro concittadino Federico Caffè. L'abbiamo fatto alla Sala della Provincia con il professor Pierluigi Ciocca, vice direttore della Banca d'Italia, e oggi lo facciamo con Stefano Passina, senza dimenticare naturalmente i suoi allievi come Silvio Profico. Lo facciamo il 14 aprile, ahimè oggi piove, ma voi dovete sapere che Federico Caffè scomparve proprio 25 anni fa esatti, nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1987. Quindi c'è un motivo per cui lo facciamo oggi. Qualche giorno fa, io lo ricordo perché era la giornata di Pasqua e lo ricordo perché fece molta difficoltà a trovare delle edicole aperte a Pescara, la Repubblica dedicava 2 pagine intere a Federico Caffè.
intitolava quell'articolo Call Case, forse così l'hai letto. Caso irrisolto, un po' dal nome, diciamo, di quelle trasmissioni, quel telefilm americani che tanto piacciono, per esempio mia moglie. Caso irrisolto, e però c'era un sottotitolo molto importante in quell'articolo. I ragazzi che cercarono un caffè, con il riferimento a quelle centinaia di ragazzi, suoi alunni o già inseriti nel mondo del lavoro, che cercarono un Federico Caffè. Ecco, oggi mi piace ricordare che ci sono ancora tanti ragazzi che cercano Federico Caffè e cercano il suo pensiero, la riscoperta di un pensiero estremamente attuale. Repubblica si dedicava però all'enigma della scomparsa di Federico Caffè. Io penso che una persona così intelligente, che è stata capace di sfuggire con un clamore silenzioso a tutte quelle ricerche che ci furono, vada rispettato in quel suo ultimo gesto. Federico Caffè scomparve 4 giorni dopo il suicidio di Primo Levi, un gesto che Caffè commentò anche come molto eclatante, perché Primo Levi si suicidò nella tomba delle scale. Io penso che noi invece dobbiamo ricordare il pensiero di Federico Caffè. Federico Caffè, qualche tempo prima di scomparire, rilasciò una bella intervista ad una giornalista, Nadia Tarantini, una giornalista che si occupava di tanti personaggi famosi dell'Abruzzo e naturalmente si scontrò anche con questo personaggio piccolo e buono, che era Federico Caffè. E diceva Federico Caffè, ma Pescara ha proprio dimenticato questo suo figlio? E Caffè gli rispondeva, sì, Pescara ha proprio dimenticato questo suo figlio. Pensi, ho donato i miei libri all'Università d'Annunzio e non ne ho avuto neanche il riscontro della vendita. E poi terminava dicendo, avranno le mie ossa, che in realtà poi la scomparsa di lì a qualche tempo ci privò financo delle ossa di Federico Caffè. Però Caffè era molto legato alla sua città, la sua città meno a lui. Lo ricordava spesso Pescara nelle sue lezioni, c'era un amore intimo verso la sua città. Nonostante che fosse anche un po' restio nei ritorni a Pescara. E molti episodi di Pescara Caffè li ricordava anche durante le sue lezioni. Per esempio, quando vide per la prima volta scorrere per venire di questa città gli autobus del trasporto pubblico, Caffè in una lezione disse, io ricordo quando gli abitanti dei colli di Pescara, qui ce ne sono tanti, scendevano al centro con le pianelle sopra la testa. Ora vedo passare gli autobus e penso, come nella lezione economica che ho imparato e che cerco di insegnare, che la migliore forma di ridistribuzione sia il sociale. È quindi un aspetto concreto della vita quotidiana che fa parte di una lezione importante di Federico Caffè. E noi oggi lo dobbiamo ricordare in questa giornata, come ha detto bene prima il segretario Casciano, anche con Stefano Fassina, che è responsabile economico e del lavoro del Partito Democratico, e che con coraggio da leone combatte per l'affermazione di molte idee simili a quelle di Federico Caffè. Io vi dirò poi perché ieri sera in tutta fretta, anzi voi dovete sapere che oggi a intervistare Stefano Fassina ci doveva essere una giornalista della RAI, Daniela Selema. Purtroppo Daniela, un po' per dimenticanza forse così, ha fatto la richiesta alla RAI perché ha bisogno di autorizzazione e l'ha fatto un pochino in ritardo. La RAI, che in altre circostanze ha autorizzato i giornalisti anche 24 ore, fino ad oggi non l'ha autorizzata a partecipare a questo incontro. E allora in tutta fretta ieri mi sono dovuto leggere il libro di Stefano Fassina, Il lavoro prima di tutto. E leggendo alcune pagine di questo libro ho scoperto che fondamentalmente sono molto simili le idee tra Stefano Fassina e Federico Caffè. Allora noi abbiamo un compito, quello di ricordare la qualità del pensiero di Federico Caffè. Ed è un pensiero veramente attuale. Se voi pensate a quello che dice Federico Caffè sulle privatizzazioni,
che non ostacoli naturalmente, purché la privatizzazione non riguardi aziende e servizi che funzionino, o le analisi sul mercato, per esempio, che non demonizza, purché rispetti i diritti delle persone. Sono analisi estremamente preveggenti. Caffè aveva intuito la svolta della società di quel periodo. Gli piaceva la Milano da bere, non gradiva la ricchezza fine a se stessi, il gioco in borsa. E poi c'è una definizione che mi dà in un articolo del Manifesto del 1982. L'articolo si intitola La solitudine del formista. Io vi invito a leggerlo, non è molto lungo, ma è fantastico, per cercare la vera e propria definizione del riformista. E Federico Caffè in questo è stato geniale. E quindi Pescara, che lo ha dimenticato in vita e poi dopo la scomparsa deve fare molto di più per riscoprire Federico Caffè. Silvio ci darà sicuramente delle iniziative e delle attività che porta avanti ogni anno l'Istituto Acerbo per ricordare Federico Caffè. Ma noi tutti possiamo fare di più, e lo deve fare di più anche il Comune, che a 25 anni esatti ha dimenticato ancora una volta questo suo figlio. Perché Federico Caffè merita di stare sullo stesso piano di altri figli illustri di Pescara. Sullo stesso piano di Gabriele D'Annunzio, sullo stesso piano di Flaiano, con cui Caffè condivide la solitudine del riformista per Federico Caffè, la solitudine del satiro, inteso come scrittore satirico, di Ennio Flaiano. Solo facendo questo, solo riscoprendo veramente il pensiero di Federico Caffè, noi possiamo far sì che quella notte di 25 anni fa Caffè non uscì di scena, ma uscì soltanto di casa. E Caffè non è uscito di scena. Non è uscito di scena perché il suo pensiero è estremamente attuale, non è uscito di scena perché ci sono oltre 1200 alunni che si sono laureati con lui. Lui amava definirsi metalmeccanico dell'università, per gli orari che faceva nella propria università. Arrivava in autobus all'università insieme a tutti quanti gli altri alunni, li riceveva in qualsiasi circostanza, passava con loro anche delle cene, dei pranzi. Insomma, una persona molto, molto disponibile. E noi, se vogliamo fare in modo che Federico Caffè continui a essere tra noi, lo dobbiamo fare ricordando il suo pensiero. Io non mi dilungo di più, voglio lasciare la parola a Silvio Profico e poi a un intervistatore improvvisato, che sarò io oggi, su Stefano Fassina, che ci faremo delle domande un po' di attualità e anche di ricordo naturalmente di Federico Caffè. Grazie. Gli offro subito un po' di caffè abbondante, un 2 kg di caffè, questo magnifico volume fatto dalla CGL, da Pino Amari con la Rocchi, veramente magnifico, omnicomprensivo, c'è tutto sul caffè, tutto, quello che ha scritto, quello che hanno detto di lui, eccetera, eccetera, testimonianze, c'è anche un DVD con una serie di testimonianze, comprese una serie di personaggi locali, Sallevo come me ed altri. Facevo qui nel 97 un convegno a 10 anni dalla scomparsa, e questi sono gli anni che adesso dopo l'amico Fassina.
tra cui ecco, ricordiamo in particolare Glauco Torrontano, il compianto Glauco, Glauco è stato un grande medico e scienziato, è stato medico di famiglia di Graffè e ha curato in particolare il nipote che aveva problemi di handicap. Ecco, quindi a farsi da dopo questo Graffè abbondante nella speranza che riesca a rivitalizzare con tanto Graffè il Partito Democratico. Graffè ha segnato la mia vita, non è facile per me parlare di Graffè così come si parla di una relazione fredda, eccetera. Graffè è stata ed è la mia vita, io gli devo un grazie infinito. Graffè ha frequentato, quindi scusate se avrò un po' qualche ondeggiamento emotivo e non, quindi il discorso non sarà organico totalmente come forse sarebbe opportuno. Graffè, quindi cerco di andare a Flash e a, perché temo che Antonio mi ha assegnato ovviamente insufficiente rispetto a quello che si dovrebbe dire di Graffè. Graffè ha studiato al Tito Acerbo, si è diplomato nel 1933 al Tito Acerbo, nella scuola di Pescara di Reggio Emilia. E a Tito Acerbo ha fatto una serie di iniziative sul Graffè. Tra l'altro, un gemellaggio a Roma c'è una scuola superiore dedicata al Graffè, a Villa Panfili, gemellato con Tito Acerbo. E a Roma, lo sapete pure, che Roma 3, la facoltà di economia, è intestata a Federico Graffè, quindi una cosa grossa, una facoltà di economia. Per questa data avevamo invitato all'Acerbo il governatore Visco della Banca d'Italia, anche lui ex allievo di Graffè. Il Graffè ha seminato, ci sono ex allievi da tutte le parti, compreso Draghi che adesso è alla BCE. Graffè è stato quindi la nostra definizione maestro di economia e di vita. È stato un seminatore eccezionale e testimone, non solo seminatore, testimone di valori e di idee. Quindi ha dato proprio la vita. Nel cimitero dei Colli c'è la cappella di Graffè e c'è questa scritta: ricordati, oh Signore, in modo particolare questo tuo figlio, di cui solo tu conosci la fede e la dedizione. Graffè, caro Basiliano, si è dedicato, e si è dedicato in particolare ai giovani. Non si è sposato, una vita intera dentro l'università. Antonio ricordava, siamo stati circa 1200 che abbiamo fatto la tesi con lui. Graffè ci ha preso per mano, ci ha fatto solo lui, ci ha seguito senza assistenti vari, eccetera, con una continuità e un rapporto stretto meraviglioso, quindi ci siamo abbeverati. Quindi vado un po' a Flash per inquadrare un po', poi andiamo qualche contenuto più profondo. Quindi il Graffè poi ha girato, è stato all'Università di Messina, è stato all'Università di Bologna, poi è stato a Roma per tanti anni, è stato alla Banca d'Italia come dipendente, come consulente. Il titolo del libro di Fassina è Il lavoro prima di tutto. Graffè ha partecipato alla fondazione del sindacato CGL interno alla Banca d'Italia in rappresentanza del Partito del Lavoro. Siamo nel 41, in rappresentanza del è stato con Ruini qui dal governo, la ricostruzione, il Graffè ha anche fatto parte di una sottocommissione economica, la Costituente. Credo che sia l'unico cittadino pescarese che ha fatto parte della Costituente. Quindi una vita per i giovani. Ha scritto, si è dedicato, sempre presente alle lezioni, sempre puntuale, eccetera. Ha scritto un mare di roba, ha pensato un mare di roba, ha riflettuto, eccetera. Ha avuto un rapporto strettissimo con il mondo sindacale, lui frequentava sia CGL, CISL, lui andava alle scuole quadre, formazione eccetera, per vedere il polso vivo del mondo del lavoro, da vicino, per dialogare con loro. Quindi Graffè era un economista a contatto con loro. Dette una tesi sulla periferia di Roma, dei ragazzi sulle baracche, le baraccopoli romane di allora. Tra l'altro sono significativo, Fassino, bene dire queste cose. Graffè tante domeniche pomeriggio pigliava l'autobus, andava nelle periferie di Roma, così,
entrava in un bar, si sedeva, annusava l'aria, dialogava con qualcuno per vedere da vicino la città vera, come viveva, quali erano le problematiche, quali erano le sensazioni, cioè viste da vicino, un dialogo. A livello di episodi personali ci sta una, è una miniera di caffè, episodi personali, anche ovviamente culturali, accademici, eccetera, eccetera. Quindi fece fare una tesi proprio sulla periferia di Roma, e lui tra l'altro poi donò una scuola alla periferia di Roma, mi hanno rilanciato i soldi, eccetera. A livello familiare è stato un esempio straordinario, lui aveva con in famiglia la tata che è entrata nella loro famiglia prima ancora che lui nascesse. La tata 92enne ebbe un incidente di macchina, di dare ancora, e lui si è piazzato in ospedale 3 mesi accanto alla tata, con tutta la gente che andava a chiedere interviste, prefazioni di libri, commenti altri, lui rimandava indietro, la gente gli diceva: ma mettici una donna, che stai a fare tu là? Caffè in una lettera mi scrisse, dice: no, e noi abruzzesi, caro proprio, tu sai che significa il rapporto umano, perché lui si è impiazzato. Poi mi morì la mamma, poi mi è morta, era rimasto solo col fratello, esaurito, depresso, eccetera, eccetera, quindi ha avuto una serie di problematiche personali, la morte di alcuni suoi allievi, anche violenta, compresa pure un trauma forte è stato avrei dovuto lasciare l'insegnamento a 70 anni. Quell'insegnamento per lui era stato la vita, e averlo dovuto troncare è stato per lui veramente drammatico. E non ha cercato né ha avuto incarichi, probabilmente poteva avere tutto, se voleva, se avesse avuto aspirazioni materiali, niente. È stato proprio un uomo tutto di idee, tutto di un pezzo, eccetera. E tutto pesce in effetti meritava un ricordo proprio forte, nessuno è il profeta in patria, lui stesso diceva, e tutti in città, non solo il centro-destra di Antonio, dobbiamo fare un po' di mia culpa. Pochi sanno che a Pescara c'è una via intestata a caffè nel 2008, giugno del 2008, ma parliamo di 100 metri al confine di Francavilla. Credo che ben pochi lo sappiano, è stato non un bel esempio, quindi meritava molto di più. C'è anche, perché vedo parecchi anzianotti come me, la chiesetta con le marine, era una cappella privata di Immacolatella, si faceva la scappagnata, quindi non si passa, si andava con le marine, si passava per la chiesetta, anche quella non si riesce ad acquisire al comune, è una battaglia ancora aperta che si può e si deve fare, si può fare un bel centro studi, documentazione sul caffè, sulle attività, tutte le nuove tecnologie, è possibile mettere tutto caffè là dentro come ricordo. E Pescara c'è un'università in cui caffè non riesce a entrare, è stato messo la targa, l'aula magna dell'università è Federico Caffè, è intestata a lui, però non si è fatto mai un corso sul pensiero di caffè, una conferenza forte, un ciclo, anche perché i professori di economia di Pescara non hanno avuto rapporti particolari con caffè, e comunque è chiaro questo ignorare il nostro caffè. E la cosa buona è che erano un circolo del PD di Pescara intestata a Federico Caffè. Adesso è nata l'università della Lizza Retà, ambiente CGL, non solo, intestata a Federico Caffè. Appena fu fatto un magnifico convegno sul caffè, è stata fatta un'opera teatrale, William Zola sul caffè, Franco Rosi ci ha fatto il film, l'abbiamo proiettato sul caffè, facciamo venire il Mandorea che ha scritto lì l'ultima lezione sul caffè, il Flaiano si è molto impegnato, eccetera. Una miniera di valore, ci sarebbe da fare tanto, tanto di più. In particolare, io subito ancora la fondazione della Cassa del Risparmio di Pescara, la quale si era impegnata per alcuni anni, ha dato delle borse di studio per delle tesi di laurea su tematiche economiche vicine al caffè. Erano 5 borse di studio annuali, da oramai 5-6 anni queste borse sono state abolite, ed è molto grave, e io al presidente Mantoscio ogni volta in vano il ricordo che questa è una cosa che non va bene, è una cosa che non va bene. E ci sarebbe da dire ancora tanto,
andiamo un po' a fare il contenuto sul fondo. Molti dicono, vabbè, il caffè è scomparso, quindi viene un senso di pietà, di compassione, comprensione, eccetera, eccetera. No, ecco, non facciamoci prendere da questo. Il caffè è stato ed è un pensiero di una persona forte, e in particolare dice no, ha detto caffè, al moderatismo opportunistico, non al moderatismo opportunistico. Non rassegniamoci al declino del lavoro. Ecco, qui vado a Fassina, mi è molto piaciuto Fassina in questo libro Il lavoro prima di tutto. Tra virgolette, ha scritto Fassina, le forze progressive devono rivitalizzare una visione alternativa, radicalmente alternativa, nelle sue radici filosofiche. Una sfida appassionante, punti di incontro, mettere assieme il cattolicesimo sociale e la cultura socialista e laburista, puntare a un neo-umanesimo laburista per uno sviluppo sostenibile. Ecco, questo sono, diciamo, alcune delle principali conclusioni di Fassina, che io condivido in pieno e che sono alla fine un po' il mio percorso pure culturale, politico, sociale. Io sono un cattolico socialista, quindi il cattolicesimo sociale, il mio padre quotidiano, frequento settimane sociali, eccetera. E Fassina cita molto l'enciclica Caritas in Veritate. Fassina cita e fa molto bene, perché pochi lo hanno fatto e notato, c'è un magnifico documento del Giustizia e Pace del Vaticano sull'economia internazionale. Lui l'ha molto sottolineato, è estremamente importante, tra l'altro di uno degli ispiratori e consulente Leonardo Belletti, era Vito Belletti, che poi c'è Zamani, la Carta sui Veritati, eccetera, eccetera. Ecco, penso che caffè in questa prospettiva possa essere un grosso pilastro, può e deve essere un grosso pilastro. Tra l'altro abbiamo anche un po' fatto iniziare questo lavoro a Rabino, l'amico Bruno Amoroso, che è un altro allievo di caffè, che è stato, che fa adesso di fatto il libro La Stanza Rossa, la rivista Investigione, è uscito una nuova edizione, Rabino e il suo paese natale. C'è stato proprio un convegno tra alcune appunto allievi di caffè con Zamani, Becchetti, eccetera, e proprio in questo, in questa prospettiva che tu sollecitavi. Quindi credo che è un filone da coltivare, quindi anche con la Partito Democratico, del tuo ruolo che hai, se si riesce a trovare iniziative adeguate sia una cosa buona. E allora vediamo perché il caffè è un pilastro in questo, quindi almeno permettetemi di richiamare alcuni punti fondamentali del pensiero di Vinicio. Vinicio è il nome amicale che veniva dato a Federico Caffè, detto Vinicio a livello degli amici. Caffè, pieno impiego per lui è un punto fermo, pieno impiego è un punto dal quale non si torna più indietro come obiettivo di politica economica. È una delle affermazioni forti lui, tra l'altro il mio amico napoletano, gli ho chiesto all'esame in napoletano, è un punto dal quale non si torna più a lei, perché si fece una vera resa. Caffè ha avuto una grande capacità di dialogo e di ascolto, la ragione degli altri. Diceva di non perdere niente di altrui pareri, di altrui motivazioni, di altrui valori, essere attento a, quindi costruire assieme a. Maestro senza teoremi si definiva, quindi il caffè non è un pacchetto di teoremi da applicare a. Grande approccio interdisciplinare e interculturale, in questo senso il caffè può essere prezioso in quell'opera. Caffè laico, socialista, ma è stato anche un dossieriano. Caffè partecipava e ha scritto varie cose su cronache sociali di Bossetti a Bologna. Caffè ha ricercato una sintesi tra approccio generale di macroeconomia e ruolo dei singoli, il bene comune, i bisogni delle persone più deboli. Si definiva economista come consigliere dei cittadini, non consigliere del principe. Ecco, forse questa è una grossa differenza con l'attuale presidente Monti, tra l'altro un mio amico che ha fatto il militare assieme, perché Monti magari le tante impostazioni e forse non vede da vicino le persone, gli uomini, le situazioni drammatiche
eccetera, eccetera. Consigliere dei cittadini e non del principe. Giaffè, quando era consulente della Banca d'Italia, non è che faceva passare facilmente le cose. Aveva la sua posizione ed era orgoglioso e rigoroso nel rivendicare e nell'approfondire del proclamato. Nelle memorie di Guido Carli, ex governatore della Banca d'Italia, ministro, eccetera, Carli ha detto che lui sempre, prima di far uscire una sua relazione, sia la relazione del Banca d'Italia, la sua posizione, un articolo, eccetera, lo dava prima in visione del caffè, per averne un parere, perché sapeva che era un parere alternativo, forte, eccetera. E Carli alla fine giocava sempre il tiro delle sue posizioni, tenendo conto di quello che gli aveva detto Caffè, che tra l'altro lo invitava a essere rigoroso a livello istituzionale e non, diciamo, a livello di slogan, a essere un pochino tranciante e così via. Il nesso lavoro democrazia che tu sottolinei per Caffè è fondamentale. No, io dico tante cose, tanti pensieri desunti letteralmente, più o meno letteralmente, da Caffè. No alla occupazione residuale rispetto alle strategie industriali e finanziarie. Non è vero. L'occupazione è una conseguenza di no, c'è la centralità. No allo spreco della disoccupazione. Caffè sottolineava, la disoccupazione è uno spreco di energie e di risorse e bisogna combattere al massimo. Analisi urgente, quindi predichi inutili, diceva lui. Non l'allarmismo economico per tamponare la forza sindacale sui media si impauriva, oddio, arriva la tragedia, arriva la vita fuori, arriva la crisi, ci siamo anche oggi con queste strategie, rapporto nel nord-sud, il controllo pubblico e privato, vari istituti da potenziare. E poi diceva che bene, siamo alla ricerca del nuovo modello di sviluppo, ma c'è già, c'è, abbiamo la Costituzione, per Caffè era anche un modello di sviluppo, era un grande modello di sviluppo, dove c'erano tutte le principali correnti culturali, un capolavoro di impostazione e anche di programma. Nel 71 nel giornale degli economisti Caffè fece un articolo alla sua maniera forte contro le borse e contro i mercati finanziari. Terribile. Le borse e la finanza, un gioco di tipo predatorio, licenza di espropriare altrui risparmi, squilibrio intrinseco all'economia capitalista, cioè il cattivo funzionamento delle borse, eccetera, era proprio intrinseco, non era cattiveria di qualche uomo o di qualche momento particolare. Caffè era per lo Stato occupatore di ultima istanza. Caffè che si dava da fare per avere politiche attive del lavoro. Caffè sottolineava il costo umano dello sviluppo, quindi incidenti sul lavoro, le morti, eccetera. La solitudine del riformista è stata ben ricordata da Antonio. Aspirazione a debellare miseria e ignoranza. Coraggio del riformismo, il miglioramento del sistema in cui viviamo da dentro, quindi noi non dobbiamo essere quelli che dicono viva il sistema né i becchini del sistema, ma quelli che lo riformano di dentro senza velleitarismi. Non è che il sistema si cambia dalla sera alla mattina, c'è un processo di trasformazione, stando attento alle attese della povera gente, espressione di Lavina, sindaco di Firenze, le attese della povera gente. Quindi no, uno forte libero mercato che pretende di regolare tutto è al meglio, quindi l'importanza dell'intervento pubblico. Poi ha basato su tutti gli altri temi, la politica al di sopra dell'economia, la partecipazione, pure gli enti locali, volontariati. Non ci ha lasciato niente dove ha scandagliato la sua curiosità culturale, eccetera. Cioè Caffè è veramente una miniera. La conoscenza sempre il rapporto con alcun interesse umano non è conoscenza. È innaturale di illusoria la scissione mentale dell'economista come teorico e come cittadino. Che l'economista deve stare un rapporto stretto con qui ed ora, con questa realtà, io qui ed ora devo far mangiare, far fare passi avanti a questa
realtà. Al posto dell'uomo era amaramente considerato, abbiamo sostituito numeri e alla compassione nei confronti delle sofferenze umane abbiamo sostituito l'assillo dei riempilisti contabili, quanto mai attuale. Con il rinunciabile ideale dell'equalizzarismo, dell'assistenzialismo ovviamente da rivedere bene, dello stato del benessere. Obiettivo della civiltà possibile. Un tema forte per lui era l'unitarietà del mondo del lavoro, perché era molto a rischio sia per le tecnologie, sia per lo spezzettamento che adesso stiamo vedendo, quindi addirittura si vogliono fare i contratti azienda per azienda, provvisione di contratti collettivi nazionali, eccetera, eccetera. L'unitarietà del mondo del lavoro è fondamentale. Non allo strapotere dei tecnici, diceva Caffetano, che non hanno il potere senza responsabilità. Capire le ragioni degli altri, l'abbiamo detto, non gettare al margine nessuna idea, nessun contributo. Caffè dava un forte invito alla indignazione e all'impegno. Era stato definito un pessimismo attivo. Associazione all'arbitrio può essere l'insidia più grave per una fragile e zoppa democrazia. Non dobbiamo abituarci al peggio, tanto la mano, tanto la mano. La vita pubblica, senza fare nomi, ci si risparmia un personalismo di cui siamo sazi e si governa con silenziosa efficacia e spirito di umiltà. Berlusconi non c'entra. Sono tutt'altro che un maestro, ma solo un insegnante dedito. I miei sono solo suggerimenti di politica economica pratica, concernenti il nostro paese, non contributi di alta teoria. Era contrario al numero chiuso dell'università, perché non posso togliere la speranza ai pastori abruzzesi di vedere i loro figli diventare medici. Tra l'altro noi infatti i più poveretti andavamo alla ragioneria, perché almeno era un mestiere che si poteva attivare subito, c'erano percluso tante facoltà, allora chi faceva la ragioneria poteva fare solo economia e lingue, punto, non poteva fare altro. La guerra non paga dividendi, ed è molto cimentato anche sul tema della guerra. E era per una fortissima riduzione della spesa per la difesa e per le armi. Sì, finisco, hai ragione, ma caffè è lungo, difficile accorciare troppo il caffè. Quindi ho dato solo dei flash di un patrimonio culturale sterminato. Il caffè quindi non è un libro di ricette facili e preconvenzionali. Quindi abbiamo una forza delle idee, una forza delle idee che prevarrà sugli interessi, come pure Fassina ha sottolineato più volte. Caffè è stato un seduttore culturale di tanti giovani, c'è proprio bisogno di tanto caffè, specie oggi. È un triste tempo di populismo, tecnocrazia, neoliberismo, disoccupazione, arretramento di cultura nel mondo del lavoro. Caffè ci invita con forza alla riflessione, all'impegno e alla speranza attiva, nel massimo di rigore culturale e comportamentale. E cerchiamo di coltivare caffè, cerchiamo di non sciupare questa realtà, abbiamo il dovere di portarla avanti, di svilupparla, di testimonianza e di dire un forte grazie a Federico Caffè. E grazie a Silvio Provo, che avevamo chiesto se posso permettere un caffè ristretto, è venuto un caffè lungo. Buono, un caffè lungo ma buono. Allora, provo a fare la Daniela Serena di turno, che intanto ha intervistato anche Stefano Fassina fuori. Allora, le parole che echeggiano nella selezione di caffè sono emarginazione, povertà sociale, occupazione e piena occupazione, ha detto prima Silvio, l'uomo al centro della sua visione, l'uomo come valore in sé, la diffidenza verso il libero mercato che si autoregola, lo stato sociale come conquista irrinunciabile,
il mercato che deve essere subordinato alle istituzioni della società civile, perché non ha tutto taumaturgico e genera ingiustizia sociale. Una lezione estremamente attuale, vogliamo parlare con Stefano anche rispetto a questo nuovo modello della Big Society, che tanto piace al Premier Cameron, ma anche alla Merkel e poi un po' a tutti i governi italiani, di centro-destra e centro-sinistra, anche se con diverse sfumature. Innanzitutto grazie davvero per questo invito, mi onora davvero, e grazie al Partito Democratico di Pescara, perché credo sia evidente a tutti, ma lo voglio sottolineare, non è usuale di questi tempi che un partito si misuri con un momento di approfondimento culturale e dedichi attenzione alla battaglia delle idee. Quindi ora, al di là del prezioso momento di discussione su Federico Vaffeco, in questo aspetto ritengo sia un aspetto decisivo, perché se la politica non ritorna a misurarsi con la battaglia delle idee, è difficile che riesca a trovare poi le risposte giuste alla situazione in cui siamo. Quindi, questa attenzione da parte del Partito Democratico di Pescara alla discussione delle idee è veramente, spero possa essere di esempio a tanti, e per quello che posso cercherò di proporlo come esempio di lavoro politico, perché un partito innanzitutto, come ci insegnano i nostri antenati, un partito innanzitutto un'avventura culturale. Se un partito non ha una visione della realtà autonoma, non scignottata da qualche editoriale letto in fretta la settimana precedente, un partito non ce la fa. E a me pare che se il Partito Democratico in questi mesi, anche ultimamente, abbia potuto affermare qualche posizione, è riuscito a farlo perché ha provato in questi anni anche a ricostruire una sua visione delle cose diversa da quella prevalente, da quella raccontata tutti i giorni. Io ho avuto il primo incontro con Federico Caffè leggendo un suo saggio che già allora era in controtendenza, sebbene fosse, se non mi ricordo male, dell'85-86, si intitolava In difesa del welfare state, cito a memoria il titolo. Allora studiavo alla Bocconi, trionfava la Milano da bene, perché era il 1987, ricordate, la nave va, le celebrazioni di quella modernità che sembrava poter fare almeno del lavoro, era un momento in cui i soldi si facevano con i soldi, e chi si preoccupava della manifattura, del lavoro manuale, veniva considerato un po' passatista. Il welfare, l'intervento pubblico a correzione del mercato, l'attenzione alla distribuzione del reddito, venivano considerati, come dire, cascami di un vecchiume rispetto al quale bisognava prendere le distanze per essere veramente moderni. Mi ricordo che il libro mi colpì molto, perché era un libro che in un momento in cui si era già affermato proprio sul piano delle idee il reganismo, il tacerismo, il neoliberismo, Caffè spiegava invece perché era importante non solo sul piano valoriale, non solo sul piano etico, ma proprio sul piano economico, il funzionamento dell'economia, avere degli istituti che intervenissero a correzione della distribuzione del reddito. Poi appunto, tornando indietro, i suoi scritti del manifesto, sul manifesto, già nella scelta del luogo editoriale in cui venivano pubblicati indica proprio la missione che ora veniva ricordata di Caffè. Caffè a me ha colpito per questo, per questo suo intento pedagogico non scocchioso, ma fin-
finalizzato a migliorare le condizioni della vita quotidiana delle persone. In quella lettera che prima Antonio ricordava, no? La solitudine del riformista, che detta oggi appare abbastanza poco comprensibile, ma scritta all'inizio degli anni Ottanta, allora ancora c'era questa contrapposizione per cui da una parte c'erano quelli che volevano fare la rivoluzione o comunque delle trasformazioni di sistema e quelli che dicevano, ed erano in più, che bisognava lasciar fare al mercato. Proporsi come riformista era una iniziativa che faceva sentire solitudine, perché si era un po' schiacciati in un angolo. Lui in quella lettera, appunto, cita quelle parole di Keynes, che a mio avviso sono decisive e lo sono decisive tanto più oggi, e non a caso che lui le citi in quella lettera, e cioè che ovviamente gli interessi costituiti sono importanti, ma alla fine quello che veramente rileva, sia nel bene che nel male, sono le idee, perché poi ciascun interesse ha bisogno di un'impalcatura ideale, di una teoria per affermarsi. La strada che sceglie per affermarsi, positiva o negativa che sia, gli viene da una visione del mondo. E allora Carteggi riprende quelle parole di Keynes, si misura su questo terreno, cioè costruire, contribuire, perché era certamente un intellettuale di grandissimo valore, ma umile, che aveva anche consapevolezza del contributo che poteva dare. Ecco, che ha preso cerca di misurarsi con queste idee e in una fase appunto segnata culturalmente in senso opposto, lui ricordava alcuni elementi fondamentali, che il mercato non si autoregola, che l'intervento pubblico è necessario, che bisogna parlare di politica economica guardando i dati. Sono andato a rivedere alcuni suoi articoli pubblicati poi 5 anni fa, nel ventennale della scomparsa di Caffè, dal manifesto, e lui se la prendeva con i falsi miti, con l'assuefazione all'ovvietà, no? Quanto conformismo nella discussione economica incontriamo in questi anni, questi ultimi anni? Uno può capire il conformismo in una fase in cui quelle idee sembrano funzionare, ma quando siamo in modo così eclatante di fronte a fallimenti di quelle teorie, è inspiegabile che permanga tanto conformismo. E lui se la prendeva appunto con l'assuefazione all'ovvietà, se la prendeva anche con quella sinistra incline ai cedimenti, dicevo, ai cedimenti culturali, e questo è stato un nostro problema serio. E per tutte la sinistra è intesa come movimento progressista, c'è stata una parte di noi che nel ventennio alle nostre spalle, per tante ragioni, dopo il crollo del muro di Berlino, si è sentita spaesata e ha avuto cedimenti culturali importanti, ci siamo accodati a principi, a valutazioni, a politiche che invece avremmo dovuto contrastare con un po' più di determinazione. Quindi, per concludere su questo, a me pare che Federico Caffè, che si misura con la battaglia delle idee, sia una straordinaria fonte di crescita per tutti noi, per chi fa politica o prova a fare politica. Ma io voglio sottolineare anche un aspetto che per me è importante e poco considerato nella discussione: la responsabilità civile degli intellettuali. Caffè era uno appunto che pagava dei prezzi per la libertà di pensiero che voleva avere e per le battaglie culturali che faceva. Io credo che certamente la politica ha bisogno di misurarsi con quella
dimensione delle idee senza la quale si perde, però mi chiedo anche se ci sia uno scatto che devono fare gli intellettuali in un impegno civile più coraggioso, perché altrimenti rischiamo di non farci. Ecco, mi piacerebbe che questo momento, quest'anno dedicato il 25° anniversario della scomparsa di Caffè, possa essere una goccia per portare avanti un flusso che stimoli anche le forze intellettuali a un impegno più deciso per una riscossa civica di cui questo paese ha drammaticamente bisogno, una riscossa morale prima ancora che economica, perché se non partiamo da qua è difficile che con qualche tecnicismo noi riusciamo a venire fuori dalla situazione in cui siamo. E quindi, sollecitato anche da questo appuntamento che voi avete organizzato come Dipartimento Economia del Lavoro del Partito Democratico, stiamo provando a organizzare per il 21 giugno a Roma un momento di discussione su Federico Caffè con alcuni dei suoi allievi, alcuni dei quali hanno contribuito ai materiali che avete prima illustrato, un appuntamento a cui voi siete certamente invitati a dare un contributo, perché mi pare che il taglio l'avete scelto per questa giornata sia il taglio giusto che utile per fare qualche passo avanti di cui appunto abbiamo drammaticamente bisogno. Grazie a tutti. Leggo dal libro, dal tuo libro. Tra il 2007 e il 2008 si è rotto l'equilibrio, insostenibile sul piano macroeconomico, sociale ed ambientale, promosso nel trentennio alle nostre spalle del paradigma neoliberista. La causa di fondo della rottura non è la finanza, è la regressione del lavoro, dei padri e dei figli, è la conseguente impennata della disuguaglianza di reddito, ricchezza, mobilità sociale. Il lavoro innanzitutto, il lavoro subordinato è l'epicentro del terremoto. Le forze del centro-sinistra per un lungo periodo sono corse dietro alle mode del tempo, ritiro della politica per lasciar fare alle forze autoregolative dell'economia. Ecco, Stefano Fassina è uno, diciamo, anche anagraficamente giovane, ha 44 anni, però ha tante esperienze alle spalle, oltre che consigliere di Ciampi, è stato anche il Fondo Monetario Internazionale. Il neoliberismo in Italia è ancora più da lunga. Questa è una bella domanda, anche se in Italia il neoliberismo si è affermato nelle modalità peculiari del nostro paese, perché insomma, si fa fatica a considerare un monopolista che ha utilizzato in senso personalistico lo Stato, come Berlusconi, un neoliberista. Diciamo che abbiamo avuto un neoliberismo molto ad hoc, dipende su quali, no, perché tra i punti del neoliberismo c'è anche una insistenza forte sulla regolazione concorrenziale dei mercati. Abbiamo avuto una destra che tutto ha fatto tranne che favorire la concorrenza, non solo nel settore delle telecomunicazioni, ma in generale. Mi pare che siamo in una situazione paradossale. Premio Nobel dell'economia Paul Krugman chiama la fase che stiamo vivendo quella del trionfo delle idee fallite, e si riferisce ovviamente alle idee del neoliberismo, perché siamo in questa situazione. Noi arriviamo al blocco, alla rottura di quell'ordine appunto che si è stratificato nell'ultimo trentennio a causa appunto di una teoria che ha predicato la marginalizzazione della politica per favorire l'autoregolazione dell'economia. Una teoria che ha predicato, credo vi ricordate, che non solo la disuguaglianza non è un problema, ma la disuguaglianza aiuta la crescita. Noi, quando io ho fatto l'università,
andava di moda questa teoria, per cui la disuguaglianza consente di premiare il più, cioè la disuguaglianza è il risultato del fatto che i più bravi si arricchiscono e se i più ricchi sono i più bravi, continuare a farli arricchire è in qualche modo una opportunità per migliorare la condizione di tutti. Lasciamo arricchire i più ricchi e in qualche modo poi tutti alzeremo il livello il livello del benessere si alzerà per tutti. E poi si è visto che nel 2007 questa esaltazione della disuguaglianza ha prodotto una distribuzione del reddito così sperequata come nel 1929, non a caso l'anno precedente alla grande crisi. Credo avete guardato tutti le immagini di televisione dei cartelli dei ragazzi e delle ragazze di Occupy Wall Street, sui quali è scritto 99%. Ecco, è quello che è successo negli Stati Uniti, i dati sono chiarissimi e vengono dalle fonti più disparate. Per la stragrandissima maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici, il quarto di secolo che abbiamo alle spalle, il trentennio che abbiamo alle spalle, è stato un trentennio di arretramento delle condizioni economiche e sociali, delle condizioni del lavoro. E il reddito e la ricchezza si è concentrata sull'1% più ricco. Qualche economista molto ortodosso, anche insomma, di impianto liberale, non alla Krugman, non neo-keynesiano, ha calcolato che dal 1979 al 2007 per ogni dollaro di ricchezza prodotta 58 centesimi sono andati all'1% più ricco. Questo è stato un processo che è durato quasi un trentennio. In modo come dire, acuto e esponenziale negli Stati Uniti e nelle economie anglosassoni, in modo più attenuato in Europa, ma è un processo che ha riguardato tutti. Ecco, allora nel libretto che ho scritto metto l'accento su questo, cioè la finanza ha le sue responsabilità ovviamente, ma la finanza per un lungo periodo ha fornito risorse a debito a quelle famiglie che non avevano più le condizioni di reddito per fare le classi medie, ma volevano continuare a fare le classi medie e partecipare alla crescita dei consumi, ma a differenza del periodo precedente non avevano più reddito in grado di consentirgli quel livello di vita e hanno supplito alla carenza di redditi da lavoro con il debito che le banche fornivano loro. Il debito privato, non pubblico, delle famiglie degli Stati Uniti passa dall'80 al 2007 dal 60 al 120% del PIL, quindi un gigantesco indebitamento privato che in larga misura serve a sostituire il reddito da lavoro a cui non si ha più accesso perché si concentra sull'estremo più ricco delle popolazioni e che continua a far girare la macchina dei consumi, che è poi la macchina che tira le esportazioni dalle economie emergenti, le esportazioni dall'Europa. Ma è chiaro che è un meccanismo insostenibile, un equilibrio instabile, perché non puoi andare a debito all'infinito. A un certo punto questo debito viene meno e con le conseguenze che poi conosciamo. E oggi siamo al quinto anno, perché la crisi comincia nella primavera del 2007 negli Stati Uniti, noi siamo al quinto anno, qui passiamo da recessione a stagnazione, a recessione, e anche il bollettino della Banca Centrale Europea che un paio di giorni fa ci annuncia che abbiamo davanti ulteriori problemi, un ulteriore aumento della disoccupazione, perché c'è un problema fondamentalmente di domanda, perché la domanda è troppo debole, perché i redditi da lavoro sono troppo bassi, perché è aumentata la disoccupazione, perché facciamo tutti politiche di bilancio
restrittivo, in qualche modo ci avvitiamo. Ecco, allora il lavoro prima di tutto vuol dire rimettere al centro la persona che lavora, le condizioni della persona che lavora. Se come prima ricordava Profico, il lavoro è un sottoprodotto di altri obiettivi, è difficile che noi riusciamo a venire fuori da questa situazione. Qualche settimana fa uno degli allievi eccellenti di Caffè, come appunto Mario Draghi, in un'intervista al Wall Street Journal, alla domanda che diceva: lei quale indicatore guarda per primo quando arriva in ufficio al mattino? Draghi, che fa il mestiere del governatore della Banca Centrale Europea, comprensibilmente rispondeva: io guardo gli spread, vedo come vanno gli spread. Ecco, io mi chiedo se c'è qualcuno in Europa, da qualche parte, in qualche ufficio, che arriva la mattina, si siede e guarda il livello della disoccupazione, il livello della distribuzione del reddito, il livello della disuguaglianza, e dice: mettiamo questo come obiettivo fondamentale. È evidente che poi gli spread sono rilevanti, che il debito pubblico è rilevante, che l'inflazione è rilevante, il tasso di cambio è rilevante, ma sono variabili strumentali rispetto a quell'obiettivo della piena occupazione, che oggi non ne parla più nessuno. Sentite qualcuno che propone come obiettivo, per quanto lontano, per quanto difficile da raggiungere, pone l'obiettivo della piena occupazione. È un lessico che è scomparso dalla nostra discussione, e se noi non ripartiamo da qua è difficile che poi riusciamo a trovare le soluzioni per raggiungere quell'obiettivo, se l'obiettivo non è neanche nei nostri discorsi. Ecco, a me pare che abbiamo veramente un grande lavoro culturale da fare per ricominciare a parlare di economia mettendo i piedi per terra, ricordando innanzitutto a noi stessi quali sono gli obiettivi di fondo della politica economica e della politica, perché l'obiettivo di fondo non è ridurre lo spread, la riduzione dello spread è un obiettivo strumentale alla piena e buona occupazione. Ecco, a me pare che questo sia la battaglia culturale che noi dobbiamo fare. Non sono pessimista, perché a differenza di qualche anno fa mi pare che le forze progressiste europee e anche l'amministrazione Obama, con tutte le difficoltà del contesto in cui si muove, hanno rialzato la testa, hanno ricominciato a leggere la realtà in modo autonomo, hanno ricominciato a parlare di politica industriale, di intervento pubblico in economia, del problema della disuguaglianza. Un mese fa circa a Parigi il candidato alle presidenziali del Partito Socialista Francese, François Hollande, ha voluto aprire la campagna elettorale con gli altri leader progressisti europei, e insieme hanno discusso una dichiarazione di politica economica da fare insieme se eletti, il leader francese Bersani, il leader dell'SPD, da fare insieme come politica economica europea se eletti nei rispettivi governi, e al centro ha una politica economica che guarda al lavoro. Ecco, a me sembra che con ritardo, con tante contraddizioni, però si sia aperta un'altra fase, e noi su questo dobbiamo insistere. È l'unica via possibile per restituire prospettive al lavoro e alla dignità della persona che lavora. Questo è, alla fine, è quello che rileva. La persona che lavora, non stiamo parlando di variabili economiche, stiamo parlando di persone che lavorano e di condizioni per la democrazia. Io vorrei ricordare a tutti noi il nostro articolo 1 della Costituzione, che i padri costituenti non hanno messo là per caso, e qua hanno scritto che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Il lavoro è anche condizione per la qualità della democrazia. Persona, lavoro e democrazia è un trinomio che ritengo vada messo al centro della nostra prospettiva ideale per l'Italia e per l'Europa. Io intanto volevo salutare Luciano D'Alfonso, che è arrivato. E ti volevo fare l'ultima domanda, che immagino che tu
ti aspetti da tutti noi. Insomma, abbiamo visto nella tua analisi che c'è poca attenzione allo spread sociale, a questa disuguaglianza sociale che c'è in Italia. Ma questa riforma del mondo del lavoro, questo attacco all'articolo 18, e soprattutto quali strategie mettere in campo per dare tanto lavoro ai giovani, per raggiungere questa piena occupazione? Sì, penso che questo punto sul mercato del lavoro sia appunto particolarmente adatto a descrivere i problemi che abbiamo di fronte. Innanzitutto va fatto un chiarimento. Non è il lavoro, non sono le regole del mercato del lavoro che determinano lo sviluppo o il livello del reddito, ma il rapporto è rovesciato. Il livello dell'attività produttiva che genera lavoro. Invece noi, per omaggio appunto a quel paradigma che è stato tanto forte e tanto rilevante nell'ultimo trentennio, abbiamo insistito a proporre le regole del mercato del lavoro con una sorta di visione miracolistica, per cui allentare le regole per i licenziamenti servirebbe a generare occupazione, a generare crescita, a ridurre la precarietà. Noi abbiamo contrastato questa visione, una visione sbagliata, è una visione che in particolare in questa fase i conservatori tedeschi, una parte di quelle tecnostrutture a Bruxelles e a Francoforte propongono ai paesi periferici dell'Europa. Come via della crescita ci propongono quella di svalutare, di continuare a svalutare il lavoro. In Italia abbiamo discusso per mesi di articolo 18, ma è stato un caso di una proposta più generale, perché ad esempio in Germania, in Spagna, dove non c'è l'articolo 18, ma era già in vigore l'indennizzo per licenziamenti economici e ingiustificati, la ricetta è stata quella di dimezzare l'indennizzo economico per appunto favorire ancora di più la possibilità di licenziare. In Portogallo, dove non c'è l'articolo 18, la raccomandazione è stata quella di eliminare il contratto nazionale di lavoro e far competere i lavoratori attraverso contratti aziendali. In Grecia, finché c'è stato il premier Papandreou ha resistito, ma poi uscito di scena è stato ridotto il salario minimo, che era di 750 euro al mese, quindi non livelli stratosferici, è stato ridotto sotto i 600 euro. A noi la raccomandazione era appunto relativa all'articolo 18, ma l'obiettivo era sempre lo stesso: ridurre il potere negoziale dei lavoratori e chi li rappresenta e favorire una riduzione del costo del lavoro come via alla competitività e alla crescita. Questa ricetta è sbagliata in generale, è sbagliata quando la facciamo tutti insieme, perché se tutti vogliamo esportare, svalutando il lavoro, quindi deprimendo la domanda interna in ciascun paese, poi è evidente che non funziona, perché se tutti vogliamo esportarci ci deve essere qualcuno che importa. E se tutti vogliamo esportare, nessuno importa, l'economia va in recessione come oggi accade. Quindi noi sul mercato del lavoro abbiamo fatto innanzitutto una battaglia di carattere culturale come Partito Democratico e abbiamo continuato ad affermare che se un lavoratore o una lavoratrice viene licenziata, ci deve essere un motivo valido. Se il motivo non sussiste, il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato. Questo fa parte di quella civiltà del lavoro che noi non consideriamo una parentesi del Novecento chiusa, una civiltà del lavoro che, tenendo conto ovviamente che il mondo è straordinariamente cambiato e è una profonda trasformazione in corso, è un elemento di civiltà del lavoro che va mantenuto come carattere distintivo dell'Unione Europea. Quindi abbiamo proposto di seguire il modello del paese più produttivo che c'è in Europa, che è la Germania, dove il giudice valuta
se reintegrare o meno il lavoratore nel momento in cui il licenziamento non è motivato. E su questo, dopo qualche resistenza, il governo si è convinto che era la strada giusta. Era la strada che tutti i sindacati avevano indicato, ed è una strada che consente poi all'Italia di guardare a un sentiero di sviluppo che non punta a svalutare il lavoro, ma punta a competere sulla qualità. Questa è la questione di fondo. Abbiamo anche resistito a quell'altra... Caffè usa un termine molto forte, ma a mio avviso corretto, lui parlava, non so, 25 anni fa, più di 25 anni fa, di retoricume neoliberista, lo diceva appunto 30 anni fa, che ci ha proposto una contrapposizione tra padri e figli, tra lavoratori ipergarantiti e precari. Noi non abbiamo mai capito chi sono i lavoratori ipergarantiti in Italia, perché a parte qualche nicchia, ma un operaio che da 25 anni ha il salario fermo, che ha qualche residua protezione nei confronti del licenziamento che gli dà l'articolo 18, può essere considerato ipergarantito. Allora, questa contrapposizione generazionale è sbagliata e abbiamo insistito sul fatto che le drammatiche condizioni delle generazioni più giovani, che purtroppo nella drammaticità oggi si incontrano spesso con lavoratori ultra cinquantenni che perdono il lavoro a decine di migliaia e ovviamente non riescono a trovarlo, per dare una risposta alle generazioni più giovani bisogna rimettere in moto lo sviluppo, bisogna cambiare la politica economica innanzitutto nell'area euro, perché quando fai parte di un'unione monetaria è chiaro che i tuoi spazi di manovra sono molto ristretti. Per questo ho insistito su quel documento di Parigi, perché se non cambia la linea di politica economica che è definita a Bruxelles è difficile che noi riusciamo a venire fuori da questa situazione. Poi noi come Italia abbiamo tanti compiti a casa da fare, perché è veramente incomprensibile l'insistenza sulle regole del mercato del lavoro al fine di attirare gli investimenti esteri quando siamo in un paese in cui abbiamo dei sindaci che si devono dimettere perché mettono a rischio la loro vita quando fanno gli amministratori locali. Non c'è nessun altro paese in Europa. Ma quando una donna, che una professionista che ha un lavoro, che fa politica proprio il servizio alla propria comunità, è a rischio di morte, siamo in una situazione allucinante. Poi perché non vengono gli investimenti esteri in Italia? Ma perché dovrebbero venire nel momento in cui hai una situazione come quella? Quando hai una pubblica amministrazione come la nostra, con i ritardi e i tempi che ha, con il livello di corruzione che nel rapporto con la pubblica amministrazione si genera, perché uno dovrebbe fare investimenti in Italia? Quando hai una giustizia civile che richiede anni per riuscire ad avere ragione di un contratto, perché uno dovrebbe venire a investire in Italia? Quando hai un costo dell'energia del 30% o 40% superiore alla media europea, perché uno dovrebbe investire in Italia? Quando hai carenze di infrastrutture per la mobilità così rilevanti come abbiamo noi, perché uno dovrebbe investire in Italia? Quando hai un fisco che grava in modo così pesante sui redditi di lavoro e sui redditi di impresa, mentre è così generoso con le rendite, con i patrimoni, perché uno dovrebbe investire in Italia? Quando, a differenza degli altri paesi europei, non abbiamo nessuna iniziativa di politica industriale, perché uno dovrebbe venire a investire in Italia? Quindi abbiamo cercato di riportare la discussione sui nodi veri. Dopodiché ci siamo misurati con l'intervento sul mercato del lavoro, abbiamo rimesso sui binari giusti la modifica dell'articolo 18,
Oggi il Parlamento, proprio in questi ultimi due giorni, ha cominciato la discussione in commissione lavoro al Senato. Tiziano Treu del Partito Democratico, il sinistro, è uno dei due correlatori. Noi vogliamo modificare altri punti che riguardano in particolare la precarietà e le condizioni delle generazioni più giovani. Il disegno di legge ha un orientamento corretto perché vuole contrastare la precarietà. Sceglie ad esempio il contratto di apprendistato come canale prevalente per promuovere l'occupazione stabile. E come sapete il contratto di apprendistato ha un periodo formativo agevolato sul piano contributivo, prevede poi agevolazioni contributive alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, è il canale giusto. Ci sono altri interventi che vanno migliorati, ad esempio il disegno di legge prevede un aumento molto pesante di contribuzione previdenziale sui collaboratori a progetto e su una parte delle partite IVA. 6 punti percentuali di aumento a soggetti, a persone che lavorano che non hanno un minimo contrattuale, che non hanno sindacalizzazione, che sono molto soli nel rapporto di lavoro. E quello che abbiamo visto negli ultimi 15 anni, in cui si sono aumentati sempre questi contributi, è che la retribuzione lorda rimane ferma e l'aumento dei contributi si scarica su quello che il lavoratore percepisce in busta paga, nel compenso. Ecco, noi diciamo che la strada da seguire è un'altra. Noi dobbiamo rimuovere i vantaggi di costo che i contratti precari hanno, perché in Italia i contratti precari sono diffusi così tanto, non perché servono tutti alle imprese, una parte serve alle imprese, ma la stragrande maggioranza è stata dei contratti precari, si è venuta a determinare perché i contratti precari costano molto meno degli altri contratti. Allora noi dobbiamo fare in modo che il lavoro a tempo indeterminato costi meno del lavoro precario, altrimenti l'imprenditore, non perché è cattivo, ma perché deve competere, sceglie il contratto che gli costa meno. Allora noi pensiamo si debba fare una riduzione di contribuzione sui contratti a tempo indeterminato e per questa via favorire il lavoro stabile. L'altro elemento che vogliamo correggere in relazione alla precarietà riguarda i cosiddetti ammortizzatori sociali, i contratti di disoccupazione. Nonostante le buone intenzioni iniziali, l'intervento sugli ammortizzatori sociali non è un intervento che dà indennità di disoccupazione a tutti. I collaboratori a progetto e le altre forme contrattuali precarie continuano ad essere escluse dall'ammortizzatore sociale. E questo ovviamente non va bene. Nei 4 anni che abbiamo alle spalle, da quando è cominciata appunto questa fase di recessione e stagnazione, quasi 300.000 uomini e donne hanno perso contratti precari e non hanno avuto un euro di indennità di disoccupazione. E questo è un problema sociale, economico molto serio. Noi riteniamo che vada fatto veramente uno sforzo per un ammortizzatore che sia di carattere universale e quindi tra le nostre proposte emendative c'è quella di inserire questi lavoratori nell'ammortizzatore sociale che è stato riformato. Poi ci sono anche altri punti importanti, ora non voglio entrare nel merito. Quello che ci preme sottolineare è che questa riforma, nonostante le difficoltà di finanza pubblica che abbiamo, nonostante la fase recessiva che stiamo attraversando, deve essere una riforma che va a migliorare le condizioni del lavoro. Poco, gradualmente, però la prospettiva deve essere un miglioramento, non un ulteriore arretramento, perché è sbagliato sul piano sociale, sbagliato sul piano etico, ma aggrava anche le condizioni dell'economia. Su questo nelle prossime settimane insistiamo, ovviamente lo facciamo in una condizione politica che è complicata perché noi continuiamo a essere minoranza in Parlamento, il centro-sinistra continua a essere minoranza in Parlamento, come sapete il governo Monti è sostenuto da una forza che ha il
memoria alternativa che ha in particolare al Senato, nella Commissione Lavoro, ha protagonisti come l'ex ministro Sacconi che nel periodo di governo sono andati in direzione opposta, quindi sarà una discussione parlamentare non particolarmente agevole. Però mi pare che, e su questo chiudo, mi pare che noi in questo passaggio siamo riusciti a intercettare una domanda diffusa che c'è tra lavoratori e lavoratrici italiani. Tant'è che l'insistenza delle forze sindacali e l'apertura che le forze sindacali hanno manifestato rispetto agli interventi sul mercato del lavoro è stata importante per conquistare i punti che abbiamo conquistato, è stata importante la determinazione del Partito Democratico, ma è stata decisiva, credo, una reazione diffusa che c'è stata nel mondo del lavoro, che non è caduto neanche per quanto riguarda le componenti più giovani in quella trappola di contrapporre, lasciatemelo dire in termini un po' coloriti, gli sfigati e gli sfigati, perché di questo stiamo parlando, di un mondo che è complessivamente regredito, per alcuni più che per altri, ma che è complessivamente regredito. In questa trappola non ci siamo caduti e quindi abbiamo fatto un passo avanti che ora noi dobbiamo continuare, perché credo che come Partito Democratico dobbiamo offrire a questo Paese una prospettiva alternativa e una prospettiva che rimetta al centro il lavoro, altrimenti non riusciamo ad avere un senso, non riusciamo a spiegare perché noi e non altri, perché noi e non un cosiddetto partito dei tecnici, perché noi e non la continuazione di quello che c'è. Noi perché rimettiamo al centro il lavoro e perché vogliamo fare di questa prospettiva la prospettiva delle forze progressiste europee, perché solo in questa dimensione possiamo restituire alla persona quel lavoro e la dignità che in questi decenni si è per così profondamente erosa. Grazie. Una è Silvio Profico e l'altra invece è Luciano D'Alfonso. Prego Luciano di avvicinarsi per fare la domanda. Ti dico già, Stefano, che sarà una domanda insidiosa, conoscendo. Mi piace.